A decine le contravvenzioni che continuano ad arrivare per violazione al codice della strada riguardanti l'accesso a Ibla dalla ZTL di Via Giusti e di Via 11 Febbraio. Addirittura ad alcuni cittadini ne sono pervenute una ventina a testa, e quanto ha rilevato il Comibleo in una nota inviata al comune di Ragusa. Ora, chiarisce il comitato spontaneo di residenti della città antica, si dà il caso che le suddette contravvenzioni riguardano i cittadini residenti a Ibla autorizzati con pass al transito delle suddette vie, che a quanto pare non sono stati regolarmente registrati e inseriti nel sistema informatico della ZTL. Ciò comporta un'assurda perdita di tempo dei cittadini presso il comando di polizia municipale per le inevitabili proteste. A prendere la parola anche Ragusa in Movimento, con il presidente Mario Chiavola, che sollecita l'assessorato alla polizia municipale ad adottare tempestivamente i giusti correttivi, anche perché questa vicenda delle multe anomale, spiega Chiavola, va avanti già da una ventina di giorni ed esiste la necessità di poter contare su un protocollo, verosimilmente sul fronte dell'annullamento delle sanzioni anomale, che sia tempestivo, anzi c'è il rischio che possano arrivare altre sanzioni oltre a quelle già pervenute e che sono state addebitate dalle società di noleggio auto direttamente sulle carte di credito degli ospiti. Naturalmente non può essere questo il modo di fare turismo, continua Chiavola, e soprattutto si deve standardizzare un modus operandi per quanto concerne la ZTL, che possa avere validità per sempre e metta in condizione gli operatori di poter fruire al meglio delle proprie strutture.